da pupi. Sono tornato, eh. Allora, oggi che prepariamo? Prepariamo una cosa semplice, un fagiolino corallo ripassato con pomodorino e cipolletta. Quindi che facciamo? Intanto andiamo a capare, che si capa come il fagiolino, così. Tac. Li puliamo tutti, poi li tagliamo a metà e li andiamo un po' a sbollentare. Quindi io mi faccio tutto questo lavoretto e ci rivediamo tra un pochino, ok? A fra poco. Abbiamo pulito le nostre taccole, le abbiamo messe a sbollentare, quindi a cuocere in acqua salata, e mentre facciamo, aspettiamo che si cuociono, ci andiamo a tagliare cipolletta fresca, pomodorino e peperoncino, ok? Rieccoci qua. Allora, mentre le taccole cuociono, noi ci andiamo a tagliare la cipolla. Per tagliarla in modo veloce, la affettiamo, mettiamo a metà e andiamo a tagliare. Metà basta, eh? E questo, tagliamo intanto la cipolla, tagliamo in quattro i pomodorini. Ok? E questo sarà per il nostro soffritto, per ripassare le nostre taccole. Peperoncino, se vi piace un po' più piccante lasciate i semi, se no lo aprite e tagliate i semi. Ok, ci vediamo tra poco quando sono cotte le nostre taccole. Ciao! Allora, stiamo facendo soffriggere la cipolletta, le nostre taccole sono cotte. Ci aggiungo, è pronta. Ho messo il peperoncino senza semi, però così è più delicato perché ci sta mangiando pure i bambini. Pomodorini tagliati, voilà. Facciamo andare qualche minuto così i pomodorini e poi ci aggiungiamo le taccole. Quindi ci vediamo tra poco con il piatto finito. E adesso poco ci aggiungo le taccole, ci vediamo dopo per l'assaggio, ok? Queste poi una volta che ci metti le taccole, 5-6 minuti che si insaporiscono e sono pronte, ok? A frappè! Ragazzi, eccoci all'assaggio, le nostre taccole ripassate con cipolletta, pomodorino e peperoncino sono pronte, un piatto light, questo è così, la verdura se la mangiano pure i bambini, i miei ne vanno pazzi di queste. Semplice, gustoso, provatelo, fatelo, e va, allora va bene. Un saluto da Pupi, ci vediamo alla prossima ricetta, a presto, ciao!